L'emergenza Covid-19 ha accelerato alcuni processi che erano già in corso. Siamo tutti sempre più connessi e immersi in un mondo che è anche digitale. La scuola deve trovare modelli in grado di fornire agli studenti gli strumenti per vivere in questo contesto e comprenderne i nuovi linguaggi. Questo significa, da un lato, insegnare il digitale a scuola, ma anche utilizzarlo come strumento per l'insegnamento, aprendo le porte della scuola a nuovi metodi. La pandemia ha accelerato la discussione sul tema e i mesi di didattica a distanza ci lasciano un'eredità. Da dove deve ripartire la scuola e quali sono i modelli da seguire? A tutti voi, ben trovati alla quinta puntata di Future Forum. Il domani inizia oggi. La scuola come motore di innovazione e investimento per il futuro, cosa cambia con l'esperienza Covid-19? È questo l'argomento che svilupperemo in questa puntata, come immaginare un futuro senza parlare di scuola. Tema centrale e fondamentale per molte famiglie, ma per qualsiasi paese che voglia guardare al futuro con visione e con prospettiva. Come sempre, gli onori di casa aspettano il presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine, Giovanni Da Pozzo, intervistato dal direttore del Messaggero Veneto, Omar Monestier. Bentrovate e bentrovati. Oggi parliamo di scuola e innovazione. Scuola e innovazione come investimento per il futuro. Presidente Da Pozzo, secondo lei abbiamo un problema di formazione per i nostri studenti? Voglio ricordare le parole del past presidente della BCE Draghi. Lasceremo un grande debito alle prossime generazioni. Questo dovrà essere compensato con una alta formazione per affrontare un mondo completamente diverso dal passato. Su questo, che è un grosso tema, dobbiamo lavorare moltissimo, ma dobbiamo lavorare consapevoli da dove partiamo. L'Italia è il paese in Europa che ha il minor numero di laureati rispetto alla popolazione. Bisogna elevare soprattutto la formazione di high skills, bisogna far sì che tutto il mondo della produzione che cerca una formazione tecnica trovi soddisfazione. Di certo che siamo consapevoli che questi 3-4 mesi di lockdown hanno fatto sì che questa generazione di nostri ragazzi abbia subito la perdita di quasi un anno scolastico. Bene, queste erano le parole del presidente Da Pozzo. Sentiamo ora cosa ne pensano i nostri ospiti. Torniamo in studio e saluto subito la nostra guida in questo viaggio verso il futuro, Cristina Pozzi. Grazie ancora per essere con noi. Oggi dialogheremo in studio assieme ad Andrea Carletti, che è dirigente scolastico dell'ISIS Malignani di Udine. Grazie anche a lei per la presenza. Grazie, buonasera a tutti. È arrivato il momento di ascoltare il primo esperto nazionale che coinvolgiamo in questa puntata, Patrizio Bianchi, che è coordinatore del gruppo di esperti del MIUR per la ripartenza della scuola, professore ordinario di economia e politica industriale all'Università di Ferrara. Non basta garantire a tutti la scuola, bisogna garantire a tutti una scuola capace di dare dei valori, valori condivisi per tutto il paese. Bisogna ricostruire il paese. Ricostruire il paese dopo tanti anni in cui non si è investito abbastanza in educazione. Non è un caso. Non è un caso che il paese che ha investito di meno in formazione è anche il paese, purtroppo il nostro, che è cresciuto di meno in questi ultimi 20 anni. E in particolare dopo la grande crisi del 2009, anziché investire di più in formazione abbiamo tagliato del 20-25% i fondi, la spesa per la scuola. Bisogna tornare non soltanto a investire in scuola, bisogna tornare a investire anche nella qualità dei docenti, bisogna continuare a investire nella qualità dei dirigenti, bisogna investire soprattutto in fiducia. E la fiducia vuol dire anche avere scuole che danno, e questo diventa importante, a tutti gli stessi obiettivi, ma l'autonomia per poter raggiungere in ogni parte del paese quegli obiettivi partendo dal proprio territorio. La scuola è diventata importante, ma stiamo affrontando questa discontinuità ancora una volta
partendo dalla coda, quante mascherine, come sono fatti i tavoli, e non dalla sostanza, che cosa dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi perché diventino in grado di affrontare il loro futuro, non il nostro. Investire dunque nella scuola, che significa innanzitutto credere nella scuola. Adesso entriamo nel vivo del tema dell'innovazione in questo settore. Lo facciamo con il prossimo esperto nazionale, Giovanni Biondi, presidente di INDIRE, l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa. Io sento spesso parlare in questo periodo di tornare alla normalità, credo che invece la scuola non debba tornare alla normalità, perché la scuola, non solo la scuola italiana, ma la scuola in generale di tutti i sistemi, di tutti i paesi occidentali, è nata con un obiettivo, che era quello di traghettare una popolazione di analfabeti verso un modello industriale. Non c'è più una società di analfabeti da traghettare, non c'è più nemmeno una società industriale che chiede le conoscenze, e oggi servono le competenze. Le avanguardie educative è un movimento che io, diciamo, ho lanciato alcuni anni fa, cercando di portare, con l'obiettivo di portare a sistema l'innovazione che in qualche modo circolava un po' non solo in Italia ma un po' in tutti i paesi europei, e l'abbiamo fatto attraverso un manifesto, quindi un movimento liquido. E a questo manifesto hanno aderito inizialmente 22 scuole, che sono state un po' le fondatrici insieme a INDIRE, e intorno a 15 idee. Naturalmente queste quindi sono tutte idee collegate tra loro, che sono che compongono un puzzle. Nessuna di queste idee da sola può cambiare il modello, ma tutte insieme possono cambiare il modello scolastico. Sono davvero tante le sollecitazioni che ci arrivano dai nostri esperti nazionali, d'altronde il tema è importante e delicato, Cristina. Diciamo che mai come in questo periodo la scuola è stata al centro dei riflettori e io credo che questa sia una grandissima opportunità che oggi abbiamo per il nostro paese, perché in qualche modo tutti oggi si sono resi conto di quanto la scuola sia il motore della nostra società, sia al centro della nostra comunità. E lo sia al plurale, nel senso che dovremmo parlare forse più di scuole che sono al centro delle nostre comunità e dei nostri territori. Perché una cosa fondamentale, è stato detto dai nostri esperti, è che la scuola sia situata nel suo territorio, nel tempo, nello spazio, e grazie a questa sua anche apertura rispetto ai suoi territori sia in grado a quel punto di fornire davvero gli strumenti che servono alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi per essere a prova di futuro, consapevoli sia della propria cittadinanza globale ma anche di quella locale e del modo in cui possono partecipare attivamente alla costruzione di una società del futuro. E quindi proprio da qui, dal locale e da come una scuola situata nel proprio territorio possa innovare, direi che possiamo partire per pensare al futuro della scuola. Assolutamente. Allora, si diceva scuola al centro dell'attenzione, ma vado da Andrea Carletti, dirigente dell'ISIS Malignani di Udine. Scuola anche al centro di infinite polemiche, la prima a chiudere, l'ultima a ripartire. Sta di fatto che in pochi mesi abbiamo assistito a un processo di cambiamento, di innovazione che molto probabilmente senza la pandemia avrebbe richiesto anni. Indubbiamente siamo stati testimoni di un fatto epocale e significativo ben al di là del mondo della scuola, ma la scuola ha reagito a modo suo, ha reagito con i linguaggi che le sono propri e ha reagito con le qualità che sono proprie. Mi sono immedesimato in quello che ci ha detto Giovanni Biondi nella premessa, e cioè che speriamo che non si torni alla normalità. Speriamo che la normalità non sia fatta di una scuola uguale per tutti, di una scuola che non tiene conto dei talenti, ma speriamo di andare verso una scuola che invece è in grado di interpretare le qualità delle nuove generazioni, di una scuola che sia in grado di assistere i ragazzi necessariamente nella formazione delle competenze del loro tempo e che non si rivolgano più aspettative su competenze che non hanno più significato.
Sono convinto che le nuove generazioni sono pronte, ci sono, tantissimi ragazzi sono talentuosi e tantissimi ragazzi già manifestano aspettative e proponimenti che vanno al di là di una quotidianità che era troppo restrittiva per loro. In questo modo credo che interpretiamo il nostro tempo se diamo spazio al passaggio generazionale, se i docenti assistono la creatività e l'intelligenza sociale dei ragazzi. Un altro tema del quale abbiamo parlato molto in questo periodo è quello della didattica a distanza. Solo a sentirla nominare molte famiglie sentono un brivido lungo la schiena. Certo è che non c'erano alternative nel periodo del lockdown, ma guardandola in positivo questa è una importante opportunità per agganciare il futuro. È stata fatta una banalizzazione estrema del discorso della didattica a distanza, che è una tecnica di insegnamento e non è il fine del nostro lavoro. La didattica a distanza era quello che serviva in quel momento e che abbiamo potuto attuare perché erano anni che sperimentavamo le tecniche digitali in piccoli numeri, ma quando è stato necessario dare il là a tutte le scuole si è dimostrato che i docenti della scuola italiana hanno saputo interpretare a spese volte di una chiusura del dibattito su questo, ma non c'era solo bisogno di dibattere, c'era bisogno di mandare avanti un servizio pubblico che si chiama scuola e che serve a formare i cittadini di domani, anzi i cittadini giovani di oggi, dando loro degli strumenti di comunicazione. La didattica a distanza per alcuni rimarrà un tabù. Bene, io credo che si sia sprecate troppe parole per questo, perfino in ambito professorale, universitario, ci sono state delle prese di posizione contro la didattica a distanza. Non mi allineo con quelli, ritengo che la didattica a distanza sia stata un'opportunità validissima che abbiamo sfruttato molto bene. Ci sono stati dei momenti o degli ambiti di sottovalutazione della difficoltà di stare al computer tutta una giornata, però i ragazzi a volte ci hanno messo quello che noi non avevamo previsto e penso che l'anno non sia andato perso. Abbiamo portato a casa un'esperienza che sarà utile anche per il futuro e useremo la didattica a distanza in modalità blended con la didattica in presenza e sarà una bellissima sorpresa sapere che i ragazzi possono fare scuola. E allora, l'ISIS Maliani di Udine è la scuola più grande del Friuli Venezia Giulia, tra le più grandi d'Italia, ha formato studenti che poi si sono distinti negli ambiti più disparati. Visto che parliamo di futuro, che futuro augura alla sua scuola e più in generale alla scuola? Alla mia scuola auguro di avere una visione di un futuro, di avere una visione che spinga avanti tutti, che gli adulti possano offrire ai ragazzi più giovani, che i giovani possano offrire agli adulti e che sul piano del nostro territorio mi auguro al Malignani di continuare ad essere riconosciuto come un luogo che è di tutti, che non appartiene a pensatori estremi, ma deve essere la scuola che è al servizio di una comunità giovanile, con una comunità culturale, con una comunità scolastica di cui sentiremo parlare ancora per tanti decenni. Ecco, questa è la mia visione. Per quanto riguarda le scuole in generale, io credo che auguro alle scuole di parlare in prima persona. Mi auguro che gli organi di stampa non facciano parlare gli esperti, tra virgolette, perché gli esperti non conoscono la vita delle scuole. Ogni scuola ha un senso quando si mette in perfetta relazione con il proprio territorio, con la propria generazione culturale, con i propri intellettuali organici. Questo è il modo in cui una scuola può sviluppare la propria offerta formativa. E questo va tenuto presente perché in futuro non ci siano sempre persone che senza competenza parlino di noi. Grazie allora ad Andrea Carletti, grazie a Cristina Pozzi. Noi ci fermiamo qui per questa puntata. In occasione della prossima parleremo di relazioni e socialità dopo l'emergenza Covid. Alla prossima, grazie.